Prove di ricarica per essere primi all'appuntamento con il futuro. Ferrara 19 giugno 2021 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Venerdì 17 giugno presso la sede dell'autosalone multimarche Eurotarget di Pieve di Cento si è tenuta una conferenza stampa per presentare un evento importantissimo che si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 giugno presso la stazione di ricarica per autovetture elettriche Pieve di Ricarica, realizzato dall'ingegner Fabrizio Campanini. In questi tre giorni si terranno prove di ricarica su vari modelli di auto elettriche. L'evento è stato organizzato da Pieve di Ricarica di Fabrizio Campanini, Autosalone Eurotarget, il Comune di Pieve di Cento e Sistemi Fotovoltaici. Il compito di fare gli onori di casa è stato affidato ad Alessandro Levrieri, responsabile strategico dell'autosalone, che introduce l'argomento e gli ospiti della conferenza stampa. Interessante, alla fine, la risposta data al nostro inviato Marco Raboni, che chiedeva quale sia un tempo ragionevole per ottenere un equilibrio tra efficacia ambientale e aspetto economico. Sentiamo. E noi amici, come sempre, vi diamo appuntamento ai prossimi servizi con l'informazione targata TC100 Web TV online taquinocentese.it. Dall'ufficio amministrativo di Eurotarget. E per questa conferenza stampa non abbiamo ancora annunciato nulla, l'abbiamo voluto fare in questo momento qua. Abbiamo invitato tante persone che si parlerà di questo evento organizzato per il 24, 25 e 26 giugno nella stazione di ricarica Pieve di Ricarica, e abbiamo qui Fabrizio Campanini. Poi abbiamo il sindaco di Pieve di Cento che ha partecipato e ci racconterà in che modo l'amministrazione per la costruzione di questo progetto che guarda in avanti, che ha una visione lunga, e ci è piaciuto molto quindi provare a fare qualcosa proprio in questa stazione di ricarica. E abbiamo anche chi ha costruito la stazione di ricarica, che ci riporterà quello che sono state le esperienze che si possono poi tradurre in quello che è l'ambito per il cittadino privato. E abbiamo sistemifotovoltaici.com nella persona di Alessandro Valletta e Alberto Emiliani, che sono qua con noi. E poi c'è Stefano Chierici, il CEO di Eurotarget, che ci renderà partecipi di quello che è la visione sul nostro lungo periodo per quello che riguarda chiaramente questa tipologia di autovetture che stanno iniziando a vedersi in giro, e le persone hanno bisogno di informazioni, e quindi abbiamo deciso sostanzialmente di creare questi tre giorni fuori dalla nostra concessionaria in una stazione di ricarica per far vedere in maniera forte e concreta come funziona e come avviene la ricarica di una macchina elettrica. Ci saranno auto elettriche di vari marchi, perché mettiamo a disposizione quello che è un nostro, diciamo, plus nella scelta della nostra concessionaria, quindi di avere il fattore multi, no, marche, multistato, e in questo caso qua è multimarche, perché possiamo far vedere le varie case costruttrici come hanno lavorato, per poi dopo far provare anche le macchine, che questa è una cosa che in tanti si chiedono. A me capita spesso, appena provato in un evento di quattro ruote martedì a Pavia, in questo bellissimo autodromo, un Audi Q4 elettrica, allora raccontandolo tutti mi hanno chiesto ma com'è? Come se fosse guidare un'astronave. Quindi partiamo un po' per i punti, e parto da chi la macchina elettrica ce l'ha, e anche la stazione di ricarica, quindi insomma, se ti vediamo in giro con la macchina scarica è impossibile, dai. Allora, infatti ho caricato una volta sola fuori dalla mia stazione, mi trovavo a Rovigo, e se volevo tornare a casa dovevo ricaricarla, se no rimanevo per strada, e quindi ho provato anche le difficoltà, perché effettivamente quando ti trovi in diversi punti che non sono abituali devi capire come funziona. Poi è chiaro che erano le prime volte, adesso probabilmente farei meno fatica. Però comunque è importantissimo questo evento che viene fatto, perché probabilmente chi compra l'auto elettrica non sa cosa compra, non sa che l'impianto dell'auto è quello che fa la differenza sui tempi di ricarica, e non tutte le auto sono uguali, non tutti gli impianti sono uguali. La colonnina ti carica quello che la macchina
ti dice che può caricare. Molti non lo sanno questo aspetto qua. È meglio informarli prima, così sanno cosa comprano e sanno come si devono comportare. Mi piace essere qui perché aver fatto la stazione di ricarica era una cosa abbastanza semplice e forse anche prematura. È quello che viene dopo, cioè quello di cui stiamo parlando era uno degli obiettivi di questa stazione di ricarica, perché con le auto elettriche che ci sono oggi non ci sono i numeri per dire investo su una stazione di ricarica e ho un tornaconto. È una visione futura questa qua. L'amministrazione pubblica, la Regione Emilia-Romagna ha consentito questa visione futura, che venisse costruita una stazione utilizzando un bando pubblico con fondi pubblici in parte. E quindi è stato un sistema di congiuntura favorevole che ha consentito la realizzazione di una stazione di ricarica al centro storico a Pieve di Cento, che è uno dei comuni più piccoli della Regione Emilia-Romagna, quindi non è un centro ordinatore importante dove ci sono tanti numeri, è una piccola eccellenza, perché Pieve di Cento, per chi non la conosce, è da visitare perché ha delle eccellenze particolari, tutte concentrate nel suo centro storico e anche nella sua prima periferia. La stazione ha voluto creare un servizio aggiuntivo al comune, non è una stazione di ricarica semplice fine a se stessa, ma grazie alle convenzioni fatte con i commercianti, al patrocinio offerto e concesso dal comune di Pieve, c'è questa sinergia che si viene a creare per fare collaborare tutte le funzioni, anche diverse fra loro, per rendere più interessante e attraente Pieve di Cento. Infatti ci sono appunto c'è la convenzione con i commercianti che consente attraverso la scansione degli scontrini degli esercizi commerciali accumulare punti che possono essere utilizzati come sconto sul prezzo finale della ricarica. La stazione è dotata di biciclette elettriche che, se c'è necessità, uno si può muovere liberamente anche velocemente nel comune limitrofo di Cento, in attesa che la sua auto si ricarichi. La stazione è chiusa perché chi lascia l'auto è sicuro che ci va solo chi deve ricaricare nella stazione, non è accessibile a chiunque, e quindi ho avuto anche esperienza di utenti che venivano da fuori regione e mi sono sempre confrontato. Io credo di aver incontrato tutti gli utenti che hanno ricaricato, proprio per avere uno scambio di opinioni e di sensazioni positive o negative, proprio per migliorare eventualmente il servizio. Un ragazzo di Brescia mi ha detto mi scoccia lasciare la macchina da 50.000 euro lungo la strada in un posto che non conosco, perché vedo che la gente, siccome la Tesla è videosorvegliata, vedi chi va attorno alla tua macchina, vedo che c'è comunque gente che ci va continuamente attorno. Qua è chiuso, sono tranquillo, se fossero tutti così i posti sarebbe meglio. Quindi diciamo che quello che abbiamo fatto è in continua evoluzione, perché solo quasi un mese fa, 20 giorni fa, abbiamo introdotto l'uso del borsellino per semplificare il pagamento, per consentire agli utenti di abilitare altri utenti e quindi di utilizzare un sistema di pagamento concentrato. E quindi siamo in continua evoluzione. Il fatto che se ne parli, Eurotarget ha avuto questa bella iniziativa di mettere a disposizione alla gente, agli utenti, la possibilità di conoscere tutto il sistema, sia dall'auto, sia la ricarica e tutto quello che viene dietro, è una grande iniziativa che è rivolta soprattutto al futuro. Non ci sono ancora abbastanza auto, però la tendenza è questa. Provare un'auto elettrica è il primo motivo che ti fa cambiare l'auto, perché se uno la prova, su quella endotermica non ci va più. Lascio la parola al sindaco, spero di essere stato utile. Sì, assolutamente, grazie Fabrizio.
presento Luca Borsari. Questo secondo me è un esempio, no, di un'amministrazione che è presente, quindi è un bel segnale, ed è anche un progetto sul lungo termine, no, quello che dicevamo prima. Condivido con Fabrizio che provare l'auto elettrica è molto piacevole, poi dopo ci sono sempre quelle che sono un po' le esigenze che girano intorno a quello che è l'utilizzo, no, dell'automobile, quindi bisogna sempre cercare di capire cosa è giusto, cosa è meglio fare per la scelta del cliente, questo lo viviamo tutti i giorni, però è anche giusto capire quando in questa esigenza qua può rientrare l'auto elettrica. Ed è bello insomma sapere che abbiamo anche un posto vicino a noi dove porteremo appunto 10 macchine di 10 marchi diversi. Lascio la parola a te, Luca. Grazie Alessandro, grazie a chi ci sta seguendo, un saluto a tutti. Io ringrazio Eurotarget di avermi invitato in questo contesto in cui però è, credo, importante e necessario spiegare il perché della presenza dell'amministrazione pubblica, di cui sono onorato rappresentante. Tante cose le ha già dette Fabrizio nel suo intervento e io sono appunto felice e grato di essere qui perché in questa impresa, perché di questo si parla, di questa impresa privata che oggi trova questo, per me, molto positivo sposalizio fra chi ha realizzato una stazione di ricarica e chi vende auto elettriche, l'amministrazione pubblica è presente perché su questo tema della mobilità elettrica io credo che sia doveroso che il pubblico faccia la sua parte, e in questa impresa specifica su Pieve di Cento il pubblico ha fatto la sua parte, la parte più importante l'ha detta Fabrizio, l'ha fatta la regione Emilia Romagna, e io qui sono ben volentieri evidenzio questo ruolo, perché la regione Emilia Romagna nell'ambito del bando di rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma ha ricevuto la proposta di Fabrizio Campanini, della sua famiglia, e ci ha creduto. L'ha ritenuta ammissibile perché rispondeva all'obiettivo che aveva quel bando, cioè di rivitalizzare i centri storici, in questo caso Pieve di Cento, ma credo, e anzi me lo raccontava molto bene Fabrizio, credo che la Regione abbia creduto che questa fosse la maniera giusta per vincere questo momento di evidente e ancora gestazione un po' della partenza effettiva della mobilità elettrica con questo tipo di proposta. Non sta ovviamente al pubblico spiegarne, evidenziarne gli elementi di innovatività che però mi sembrano veramente evidenti già anche dalle parole spese sia da Alessandro che da Fabrizio. Quindi, primo tema è, sono qui a ricordare, a ringraziare e a evidenziare che in questa avventura ha avuto un ruolo la nostra regione con un finanziamento importante che ha consentito di aiutare a sostenere la realizzazione di questa stazione. E poi, invece, scendendo più in piccolo, il Comune di Pieve è lieto, è grato, è orgoglioso di ospitare questa stazione perché, come ha raccontato prima Fabrizio, oltre che una proposta, una idea innovativa dal punto di vista del mondo dell'elettrico, con tutta una serie di, ne ha citati solo alcuni, ma c'è tutta una serie di elementi molto innovativi su chi guida un'auto elettrica, ma ci sono anche degli elementi in più che hanno voluto guardare la comunità in cui questa stazione si è realizzata. L'elemento del rapporto con i commercianti l'ha già detto Fabrizio, così come ha già detto anche che quando c'è un automobilista con un'auto elettrica che si ferma, c'è tutto un sistema di accoglienza che questa stazione offre che guarda non solo al comfort dell'automobilista, ma guarda anche al fatto di fare conoscere la comunità in cui questo automobilista, magari da Brescia o magari anche d'altrove, capita, magari non conosceva Pieve di Cento, bandiera arancione del Touring Club Pieve di Cento, con tutte le sue ricchezze e tesori da offrire. È così che si sposa l'interesse pubblico, in questo caso un interesse di carattere turistico, ma anche solo il fatto commerciale, unisci un'esigenza di ricaricare un'auto a quello che è una promozione, una valorizzazione del territorio. Per me questo giustifica queste due cose, ruolo della regione che io qui umilmente rappresento e ruolo del comune, si giustifica la mia presenza qui, cioè io sono assolutamente favorevole a questo tipo di iniziativa perché consente di raccontare, parlare di questa impresa e di Pieve di Cento. Grazie Luca, grazie. E passo la parola a sistemivoltaici.com,
ad Alberto Emiliani, che prenderà parola lui, perché insomma sono curioso di capire cosa vuol dire costruire una stazione elettrica, ma altresì, in maniera forse ancora più curiosa, se ci sono delle complicazioni a farlo nell'abitazione di un privato, perché in tanti si chiedono questo aspetto qua. E poi aggiungo, così poi dopo lascio la parola, la vostra esperienza, in quanto avete una Tesla, quindi l'esperienza di guidare un'auto elettrica, di caricarsela girando tanto, perché peraltro fate molti chilometri. Intanto ringrazio l'ingegner Campanini, che ha avuto una visione, direi, veramente in tempi non sospetti, di fare una stazione di ricarica, perché è partito tanti anni fa, quindi questo bisogna dirlo, e ci ha creduto e l'ha portata fino in fondo, che non è un'operazione così semplice, anche con una colonnina molto avanzata. Parlando di sistemi per le abitazioni, sono estremamente semplici, quindi parliamo di una colonnina di ricarica che si può mettere tranquillamente a casa e poterne usufruire nella semplicità assoluta. Anche con una minima potenza, 2 o 3 kW, già si può ricaricare la vettura, e quindi tranquillamente si può utilizzare con una semplice app, oppure anche direttamente senza nulla, quindi è veramente facile. Volevo un po' soffermarmi sulla stazione pieve di ricarica per la tecnologia che abbiamo implementato e che abbiamo usato. È una colonnina che ha una caratteristica, quella di avere già una tecnologia che è per il futuro, quindi tutte le auto elettriche, o meglio il 95% delle auto oggi, sono a bassa tensione, quindi possono caricare, diciamo, a una velocità più bassa. La colonnina di PVD 100 ha già una tecnologia che consente anche l'alta tensione, quindi una ricarica molto veloce fino a 160 kW. Quindi in termini pratici significa caricare alcuni tipi di vetture anche solo in 25-30 minuti al massimo, dal 20 all'80%. E quindi questo aiuta tantissimo per chi chiaramente è in viaggio e deve fare una sosta rapida. In più, tutto quello che riguarda, diciamo, il pacchetto di uso della colonnina, che è estremamente semplificato per il sistema di pagamento, per la sicurezza. Va detto che questa colonnina nel campo italiano è abbastanza, non dico rara, però non ce ne sono più di 100, ecco, quindi parliamo di, ci sono tante colonnine di altri produttori che arrivano fino a 50 kW, che sono la maggioranza, ma colonnine che fanno oltre 100 kW si contano veramente ancora poco nelle regioni. E quindi questa tecnologia che abbiamo implementato oggi è sicuramente qualcosa che dà un plus a questa tecnologia, che non la rende vecchia. Ci sono alcune colonnine di altro tipo che, chiaramente, avendo una velocità più bassa, non offrono questa opportunità. Per quello che riguarda invece la nostra esperienza, possiamo dire che noi invitiamo le persone, chiaramente, a passare all'elettrico. L'elettrico è molto affidabile, più affidabile di un'auto normale. Noi abbiamo una Tesla che ha quasi 650.000 km, ha la sua batteria originale e quindi possiamo dirvi che la tecnologia è già affidabile. È una macchina che ha già circa 6 anni di vita, e quindi nel suo complesso bisogna dire che l'elettrico è affidabile, oltre che diciamo semplice da usare e non complicato. La nostra esperienza con l'elettrico parte dal 2012, col fotovoltaico addirittura dall'88, e quindi sono parecchi anni che lavoriamo diciamo per la produzione di energia, e appunto nel 2012 abbiamo iniziato a creare sistemi per la ricarica elettrica, prima da casa e poi sistemi sempre più veloci, fino ad arrivare a un sistema ancora più rapido che installeremo a settembre da 400 kW, che consente, quando le auto potranno avere batterie più capienti, sistemi di ricarica ancora più veloce, fare delle ricariche che veramente dureranno 10-15 minuti al massimo. E quindi siamo arrivati, diciamo, veramente a una tecnologia che oggi è più avanti delle auto, diciamo, ecco, quindi le auto devono ancora arrivare alla tecnologia che stiamo usando. Questo un po' in sintesi. Tutto molto bello, anche il fatto che siete emiliani, quindi c'è siamo, no, nella Motor Valley, si dice spesso, ed è un termine che mi piace moltissimo, soprattutto per il fatto che coincide con le nostre zone.
e quindi tutto molto bello, perché secondo me è un bel esempio del carattere, no? Della definizione del profilo dell'Emiliano, e l'ho sentita un po' oggi, poi magari mi sbaglio, e c'è un altro Emiliano a cui do la parola, che è Stefano Chierici, ringraziando appunto Alberto Emiliani, questo gioco di parole incredibile, perché è un periodo dove si realizzano tante cose. Questo è un evento, ci sarà un nostro Euro Summer Target che passerà da questi eventi qua, quindi ci saranno dei regali per le persone che verranno. Abbiamo deciso di festeggiare questa rinascita, no? Che avverrà per quest'estate, e ce l'auspichiamo e vogliamo iniziare a crederci. E quindi oltre all'evento del 24, 25, 26, dove ci sono le macchine, dove si possono provare, dove sono presidiate dalle 10 a mezzogiorno, e dalle 16 alle 19, in quelle fasce orarie lì, poi uscirà l'evento Facebook, le comunicazioni e tutto. Il venerdì, che è il 25, ci sarà anche un DJ set e un momento, diciamo, conviviale per divertirsi e rilassarsi un attimo. E poi c'è la scadenza, no? Che è in arrivo, la concessionaria, la futura sede di Eurotarget. Raccontaci, perché è piena di storia, no? Quel luogo, ed ecco, ti lascio la parola. Parliamo di concessionario, parliamo di automobili, parliamo di elettrico. Sì, la concessionaria fa parte di un percorso che abbiamo già avviato da diversi mesi, il vero e proprio cantiere, ma non voglio scombussolare la scaletta, ma cioè, prepotentemente è emerso un minimo comune denominatore nella chiacchiera di tutti, che non è quello su cui ho affiancato mia figlia in terza media quest'anno, ma quindi concettualmente matematico, ma è il concetto di velocità, che mi è piaciuto proprio tanto. E l'ha toccato per ultimo l'installatore dell'impianto, che è la velocità di ricarica, e l'ha toccato potentemente il sindaco, perché inevitabilmente un comune veloce si distingue sul territorio perché si adopera velocemente nel trasformare idee, concetti, opportunità, perché io in realtà sono come nell'azienda, in azienda come sede dell'azienda dal 2002 a Pieve di Cento, e ho sempre nel rispondere nella regione, come è stato prima Luca, nel rispondere a questa idea è un'ulteriore conferma, è un'ulteriore mia consapevolezza di essere in un comune piccolo e veloce. Piccoli, veloci siamo, lo ritengo di essere anche noi, io con Sandro, con tutto il nostro entourage di persone, che siamo una concessionaria relativamente piccola, perché quando dico piccoli, tanto c'è qualcuno che dice ma sei piccoli, sì, siamo poco più di 40 persone, però in azienda mi piace sempre portare a testimonianze di velocità, perché la velocità è quello che effettivamente fa la differenza e lo fa in continuazione. Poi c'è questa missione di analisi di un percorso, perché effettivamente oggi il mercato della mobilità elettrica sulle automobili effettivamente è piccolo, sta crescendo sì con ritmi vertiginosi, ma un conto è passare da un 1 a un 2%, che sia un raddoppio, però sono comunque cifre basse che non permettono di un'espansione forte, però effettivamente l'elettrico dà tante soluzioni che su cui noi una volta ogni due settimane abbiamo calendarizzato una mattina in cui i commerciali non sono a disposizione dei clienti per fare appunto formazione su questo multialimentazione, che è l'ulteriore complessità del nostro lavoro, perché noi multimarche per scelta, nonostante siamo stati corrigiati da diversi marchi nel corso di questi ormai 19 anni, non abbiamo mai sposato una bandiera, perché concettualmente siamo e vogliamo essere multimarche. Il multistato, quindi abbiamo la macchina nuova e l'alternativa nuova, chilometro zero semestrale, ma scusatemi perché questa è piccola propaganda, ma è proprio più per, appunto, abbiamo scelto diverse soluzioni elettriche di diversi brand volutamente, e vi aspettiamo, e sarà un evento in realtà, un piccolo e decentralizzato dalla nostra sede, ma anticipando quello che sarà l'evento più importante dell'inaugurazione della nostra concessionaria, che confido che sarà tra qualche mese. Stiamo lavorando e ci stiamo impegnando e vogliamo essere veloci ancora di più di quello che siamo oggi,
concludo con questo, via. Grazie Stefano. E sul tema della velocità è una cosa che cerchi sempre di insegnarmi e di renderla ben chiara, come su quello che è l'importanza, no, di ridurre l'impatto delle emissioni rispetto dell'ambiente, quindi di approfondire, come quello che stiamo facendo con i commerciali, su quello che è il mondo elettrico. Quindi bello sia stati veloci, ecco, in questo caso qua, perché di iniziative come questa volte a informare le persone non ce ne sono, e quindi ci siamo presi uno spazio che dico anche in maniera molto sincera che appartiene a noi in questo momento qua. Sarò contento se viene replicato, perché sono fortemente convinto che le concessionarie saranno il veicolo di questa trasformazione importante che farà bene a tutti noi. Penso, di cui sono convinto, tutto il resto è da capire, nel senso che non ho la bacchetta magica. Di sicuro la crescita delle macchine elettriche vendute c'è, la curva andrà a prendere un'impennata importante, che sarà sulla stessa frequenza di quello che è la capacità a livello amministrativo di creare le strutture per poter caricare le auto. Quindi se le regioni, il comune, come Pieve di Cento, agiscono in maniera come è stato fatto e il privato ha voglia, è stimolato a poter creare quello che è la struttura per ricaricare la macchina elettrica. Quindi devo dire che qua siamo se uno non sa dove caricare l'auto in poco tempo, non pensa di comprare l'auto, perché a casa a 2 kW, 3 kW alla volta è impensabile avere la certezza di avere l'auto carica quando, nel momento in cui ti serve. Quindi prima devono essere creati i punti di ricarica, poi può essere pensato all'utente che l'utente comune compri l'auto elettrica. Infatti il progetto di pieve di ricarica non è finito, è in crescita. Ho contatti tramite sempre la regione, l'ANCI, di promuovere la duplicazione del progetto, per assurdo, in tutti i comuni italiani. Perché se in ogni comune o nel raggio di 20-30 km c'è una stazione di ricarica certa che ti garantisce la ricarica, perché il prossimo passaggio che faremo è quello di avere la possibilità di prenotare a lungo termine, cioè io venerdì sera alle 7 voglio essere sicuro che in quel posto ci sia una colonnina adeguata a quello che mi serve. Presto lo faremo, abbiamo creato il borsellino per poter consentire la ricarica a lungo termine e non ora per adesso, e stiamo cercando, coinvolgendo la pubblica amministrazione, di creare nuove stazioni, studiando un business plan che possa sostenere l'intervento. C'è modo di autofinanziarsi senza avere sempre il bando, perché i bandi ci sono o non ci sono, e devono essere anche adeguati a quello che tu devi fare. Stiamo studiando un sistema di reperimento delle risorse in maniera tale che possa essere creata un'altra stazione e si possa autofinanziare senza la garanzia della gente che carica, perché quella è l'unica variabile che oggi c'è e ci sarà ancora per 2 o 3 anni. La quantità di ricarica, non c'è quel numero lì. Attingendo ad altre modalità di business, cioè di infrastruttura, stiamo creando delle stazioni che si riescono a ripagare anche in breve tempo. Questo è il motivo della sinergia, è esattamente ciò, perché se il privato investe e crea un progetto e l'amministrazione fa quello che deve fare, perché ci deve essere una parte del pubblico e la regione che deve crederci, ma questo sappiamo che ci bisogna crederci anche per l'imposizione dall'Europa, la concessionaria informa, la curva avrà l'impennata duale. Questo è, devono esserci le infrastrutture. Sì, un altro fattore che influisce è che le case automobilistiche lentamente stanno riempiendo i vari settori di mercato, cioè una persona quando compra un'auto inizialmente poteva comprare o una macchina super costosa oppure una macchina super brutta, adesso piano piano ci sono anche vetture accessibili a un prezzo
un po' per tutti. Quindi l'importante è che l'offerta delle auto elettriche sia ampia, l'offerta dei punti di ricarica siano ampi. Infatti il caso della 500 elettrica è significativo, in un solo mese è andato al primo posto delle vendite. Il mese di maggio la 500 elettrica è stata l'auto elettrica più venduta. Poi ovviamente ha sposato un'estetica, un piacere di guida, un desiderio che è diffuso. Ovviamente ci devono essere dei modelli che sono adatti sia per quelli che hanno un portafoglio ampio e sia per quelli più. Sì, penso che sia fondamentale questa riflessione proprio da partire dall'utilitaria, passare al sud, i quattro elettrici che abbiamo fatto tutto modo di provare giù ospiti di quattro volte è un'eccellenza, ma non è per chi ha bisogno dell'utilitaria, ma prescindere dal base. Quindi poi c'è la testa, c'è quell'ultima piccola super sportiva con le prestazioni incredibili. Quindi penso che sia effettivamente un concetto inevitabile. Quindi sono contento di avervi avuto qua e vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato. Vi aspetto tutti almeno in uno di quei tre giorni lì, e se venite di venerdì c'è anche qualcosa da mangiare, forse è meglio, ve la dico proprio così. E grazie ancora, saluto chi ci ha seguito da casa, chi guarderà il video con calma, e vi aspettiamo anche a voi. Grazie. Thank you.